Una parte rilevante della magistratura calabrese non è affatto estranea a un sistema criminale che gestisce affari di particolare rilevanza in Calabria. Io sono dell'idea che se la magistratura avesse remato tutta dalla stessa parte e se la legalità alla quale ogni magistrato si dovrebbe attenere rappresentasse un patrimonio veramente di tutta la magistratura calabrese, non staremmo qua a discutere come mai in 10 anni non è cambiato sostanzialmente nulla. Quindi c'è una responsabilità della magistratura in Calabria molto evidente. E quindi nell'intreccio di cui spesso si parla tra mafia, politica e imprenditoria, lei si sente di aggiungere anche magistratura, la magistratura? Assolutamente sì, ovviamente una parte della magistratura, perché così come una parte della politica, così come una parte degli imprenditori, senza una parte della magistratura collusa la criminalità organizzata sarebbe già stata sconfitta, e collante di tutto questo, io ne sono fermamente convinto, sono i poteri occulti. C'è una gestione occulta all'interno delle istituzioni che governa le istituzioni stesse. Io ho fatto indagini in questa direzione, stavo indagando in questa direzione e ritengo che uno dei motivi principali del fatto che io sia stato allontanato dalla Calabria risiede proprio in questi fatti. Ritornerebbe in Calabria? Io non escludo di poter ritornare a lavorare in Calabria, però come ho detto lo Stato dovrebbe mettere in condizioni effettivamente i magistrati a lavorare seriamente in Calabria e non limitando il plauso a quei magistrati o solo nell'ipotesi in cui le indagini non toccano determinati interessi, ma bisogna capire perché quella parte della magistratura viene duramente contrastata nel momento in cui si affronta il nodo, come diceva lei, dei rapporti tra, all'interno dei rapporti tra la criminalità organizzata di tipo tradizionale, in quel caso l'andrangheta, e le istituzioni e l'economia. E quando parlo di istituzioni non mi riferisco solo alla politica, ma mi riferisco anche alle forze dell'ordine e alla magistratura. Altrimenti si rischia che queste deviazioni interne alle istituzioni diventano una metastasi dalla quale poi non ne possiamo più uscire. Se le chiedo di why not, lei a distanza di tempo adesso, cosa mi risponde? Quello che dovevo dire l'ho riferito all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 11. Mi sono quindi recato presso l'autorità giudiziaria perché ritengo che sia nella revoca dell'indagine Posedone a me assegnata, sia nella vocazione dell'indagine why not, sia in ordine ad altri fatti siano stati commessi dei reati anche gravi. E veramente impressiona il dato che quando si fanno queste indagini così delicate, perché toccano poi determinati interessi, scatta la reazione di chi dovrebbe aiutare ed agevolare la magistratura a fare tale tipo di inchieste. Io lo ripeterò fino alla noia, fin quando non si affronta questo tema si fanno chiacchiere, o si fa propaganda politica o si fa altro. Si devono mettere in condizioni i magistrati o quei magistrati di operare e non fare il contrario. E quindi guardando al futuro rispetto a queste sue considerazioni, lei si sente scoraggiato? Quello che mi è accaduto è un fatto grave. È un fatto grave perché dà un messaggio di una profonda ingiustizia e soprattutto negativo nei confronti di un territorio che aveva bisogno di ben altri messaggi. Quindi il segnale che doveva dare, a mio avviso, il Consiglio Superiore della Magistratura era quello di stare vicino a questi magistrati, poi eventualmente sanzionare errori, che nel mio caso non ci sono stati, secondo me, ma non, diciamo, procedere al trasferimento, all'allontanamento di magistrati che, in modo anche un po' anomalo e inusuale, hanno avuto anche un consenso straordinario da parte dell'opinione pubblica, come una raccolta di migliaia, decine e decine di migliaia di firme. Il segnale che invece viene dato è sicuramente negativo. Io però sono fiducioso, in che senso? Che per quanto riguarda le vicende calabresi, queste vicende non sono disperse, nel senso che ci sono delle inchieste giudiziarie in corso, molto importanti secondo me, che ritengo, perché un magistrato non può che avere fiducia nella magistratura ordinaria, possano portare a dei risultati importanti sulle vicende calabresi. Io di questo ho speranza, soprattutto, e anche fiducia, che un uomo delle istituzioni non può non avere fiducia nella magistratura ordinaria.